l'articolo 63 del decreto Cura Italia, decreto 18 del 2020 in corso di conversione, disciplina un premio di 100 euro i cui beneficiari sono i lavoratori subordinati il cui reddito nell'anno precedente sia inferiore a 40.000 euro. Questa previsione normativa ha fin da subito suscitato delle difficoltà applicative concrete, perché non vi sembrano sussistere dei parametri certi in ordine ai quali riparametrare il valore dei 100 euro. L'unico dettato normativo è quello di fare riferimento ai giorni di effettiva prestazione. La circolare 8E dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo a dei quesiti specifici sul calcolo di suddetto premio, ha dato dei primi chiarimenti, sostanzialmente dicendo che questo premio non deve essere riparametrato alla percentuale di part-time, ma che si debba considerare il numero di ore teoriche lavorabili nel mese, quindi 100 euro diviso il numero di ore teoriche lavorabili nel mese moltiplicato per le ore di effettiva prestazione. Questa circolare, la 8E, dice anche, però si spinge oltre verso dei criteri che sembrano poco condivisibili. Da primo il fatto che il premio non maturi durante lo smart working, ma maturi diversamente, ottenga neutre le ferie e le malattie, con la conseguenza logica in ordine al quale un lavoratore collocato in ferie quasi tutto il mese, ma che avesse lavorato un solo giorno, avrebbe diritto, secondo la circolare 8E, a 100 euro di premio. Per fortuna la suddetta circolare chiarisce anche che il concetto di sede del lavoro debba essere interpretato in maniera estensiva, attingendo anche all'istituto della trasferta o del trasfertista, già che la ratio della norma è quella di riconoscere un emolumento premiale a quei lavoratori che si sono esposti maggiormente al rischio epidemiologico. C'è anche da dire che ieri sera, il 9 aprile, la risoluzione 18E dell'Agenzia delle Entrate, in assoluto contrarietà rispetto alla circolare 8E, ha rivisto un'interpretazione sulla quantificazione del premio. Innanzitutto è stato chiarito che è possibile utilizzare sia il parametro orario, ma che è anche preferibile, e io sinceramente lo ritengo più condivisibile, il parametro dell'effettiva giornata lavorata, quindi una divisione a giorni, e che sicuramente in ferie, malattia o altre cause di assenza dall'attività lavorativa questo premio non debba maturarsi. Quindi la circolare 18E supera il previgente testo della circolare 8, è assolutamente più ragionevole e razionale e pone anche un altro problema. Nel caso in cui il lavoratore part-timer avesse più rapporti di lavoro, questo lavoratore dovrà scegliere quale sostituto d'imposta gli erogherà i 100 euro. Quindi per tutti i datori di lavoro è bene chiedere a tutti i lavoratori part-time se hanno altri rapporti e se li hanno quale sarà il datore di lavoro da preferirsi nell'erogazione del premio e per quanti giorni nell'altro rapporto di lavoro si è prestato servizio al fine della sua quantificazione.